Sentieri è arrivato in Italia sulle nostre televisioni perché all'epoca, negli anni 80, inizio degli anni 80, era necessario trovare un prodotto che si differenziasse un po' dai soliti che ormai stavano impazzando sulle reti Rai e Mediaset. Si è voluto tentare con questo investimento e venne fatto appunto nel 1982, tra l'altro proprio da Silvio Berlusconi, che all'epoca si occupava lui in prima persona andando ai mercati a scegliere i prodotti, film, telefilm e anche questo genere di fiction. Venne acquistato, fu un investimento e per fortuna è andato bene. Da subito capimmo però l'importanza di questo programma. È un prodotto che con delle tematiche sociali, un prodotto dove ci sono resurrezioni improvvise, un prodotto dove i figli compaiono dopo molti anni, un prodotto che veniva tra l'altro migliorato di volta in volta. Noi sotto il profilo qualitativo abbiamo dato veramente molto a questo programma, nella misura in cui all'inizio si integrava con delle musiche, si rifacevano le colonne effetti, si cercava di rendere il prodotto il più completo possibile. Questa è stata una delle prime soap opera trasmesse in Italia e sicuramente è l'unica che dagli anni 80 è ancora in onda. La differenza tra gli Stati Uniti e l'Italia nel tempo, cioè dal 1982 quando nacque Sentieri, si è erosa mano a mano, perché l'emissione in Italia ha un numero superiore di episodi. Pertanto oggi è, credo, intorno agli 8 mesi tra l'emissione negli Stati Uniti e l'emissione italiana. Un pubblico molto vasto e molto ampio, che spazia da ragazze di 20 anni a signore di 60-65 anni. Diciamo che è veramente uno dei pochi prodotti che si rivolge a un pubblico che, come ho detto all'inizio, è veramente ampissimo. Sotto il profilo sociale, la nostra società si occupa anche della sottotitolazione per i non udenti. Quindi per quella categoria di persone disabili che comunque debbono e possono avere il beneficio di vedere lo stesso programma con la sottotitolazione alla pagina 70. Davide Coatto, direttore tecnico della sede, lo stabilimento dove nasce il Sentieri Italiani, ci spiega appunto come avviene il doppiaggio, che è insomma una cosa abbastanza complicata. Arriva il materiale, mi sembra, sì. Poi? Arriva il materiale, composto da una parte video e da un copione in lingua originale, che vengono da una parte il materiale video cassettizzato per le lavorazioni interne, messe su Super VHS, che servono appunto per la traduzione e l'adattamento. Traduttrici e adattatrici, con il loro riferimento video, con il Super VHS, traducono il testo in lingua italiana e lo adattano a quelle che sono le movenze della lingua italiana, alle movenze labiali, si dicono in gergo. Delle labbra, no? Quindi esatto, deve corrispondere. Deve corrispondere, ogni suono onomatopeico anche deve essere inserito correttamente all'interno del movimento delle labbra. Dopodiché si procede al doppiaggio, che viene effettuato da attori professionisti, attori doppiatori, che... Perché attori? Non basta una persona che abbia fatto la scuola di semplicemente di edizione? No. Generalmente no, perché, in un prodotto seriale come Sentieri, che dura da così tanti anni, si è instaurata una sorta di catena di montaggio che fa sì che un doppiatore, un attore, debba passare da un ruolo comico nell'arco di 5 minuti a un ruolo drammatico, tragico. Di conseguenza il doppiatore deve essere prima attore e quindi avere proprio le caratteristiche intrinseche di un attore professionista, e dopodiché può affrontare il doppiaggio di una cosa abbastanza impegnativa. Quale deve interpretare. Esatto, deve interpretare, e molte volte in maniera molto sofferta, perché Sentieri non è paragonabile come struttura a una telenovela sudamericana. Ma è più vicino al concetto di telefilm, e di conseguenza il tipo di recitazione anche degli attori stessi, che sono attori professionisti americani, infatti molto spesso molti di questi si possono vedere in film o in video o in altri prodotti di altro genere, di altra caratura si suol dire, e di conseguenza il fatto recitativo, la componente recitativa è di fondamentale importanza. Quelli che sono gli attori italiani, le voci fantastiche, perché se... Fatevi un altro applauso, lo so che non è carino, ma non ho il pubblico, il mio pubblico oggi siete voi, ho un pubblico straordinario. Allora, nome vero, reale e ovviamente chi doppi? Roberta Gallina, Daina. Daina. Questa faccia così tenebrosa. Voce volto, Gianluca Iacono, Art. Art. Proprio, guarda, volto. Ci avrei scommesso. Stefania Patruno, Nell. Nell.
dolce. Marinella Armagni, ho doppiato Hilary Bauer e Maeve Stoddard, in attesa di nuovo personaggio. Di nuovo personaggio. Però tu hai già il microfono. Volevo chiederti una cosa. Tu hai conosciuto, tra l'altro, Lillian personalmente? Non Lillian. Ho conosciuto qualcuno degli attori di Sentieri perché ho avuto la fortuna... Chi in modo particolare? Ma soprattutto Jay Emmer, che è l'attore che interpreta Fletcher. E l'avevo conosciuto qui in Carino, Italia. Carino, eh? Carino, sì. No, diciamolo, perché è la verità. Sì, e niente, poi ho avuto la possibilità di andare a New York e non mi sono lasciata sfuggire l'occasione e di andare a trovare i, chiamiamoli, colleghi. Invece qui accanto a me c'è Caterina Rochira. Sì, io ho doppiato Carrie, che era l'ex moglie di Ross, e Lillian. E Lillian. E hai conosciuto qualcuno in particolare? L'ho conosciuta, era venuta a Buon Pomeriggio, esatto, da te, è venuta più di una volta, addirittura una volta ha portato il suo figlioletto di 8 anni, che adesso sarà un giovanottone, perché sono passati, un po' di anni. E niente, è una persona molto simpatica, molto ironica, una bella donna. Quindi insomma, fa piacere anche avere questi incontri. Sì, sì, lei è stata contentissima, abbiamo visto insieme una parte doppiata e lei insomma diceva di essere abbastanza contenta del tipo di voce, insomma, che era simile alla sua. E niente, sono in contatto con lei epistolare, ancora, nel senso che ogni tanto ci scriviamo. Bello, questo è molto, molto carino. Insomma, è un'attrice di teatro, ha studiato recitazione a Londra, praticamente. Che sono tutti Broadway, bravi, certo, perché sì, non sono, infatti, non è che si improvvisano, insomma, certo, certo, come lo siete tutti voi. Io, per fare una cosa veloce, vorrei praticamente, beh, prima parlo con lui, visto che sei già qui al mio, vicino a me, Franco Gamba. Franco Gamba è Ross Marler, dico Marler, dall'81 che doppio Ross. Mamma mia, ma non ti viene a noia? Sì, no, perché è un personaggio mitico. No. Ho conosciuto Jerry Verdon, l'attore, 2 volte l'ho visto. Una volta a New York 4 anni fa ed è stato bello, emozionante, lui mi aspettava. Vederlo di persona dopo 12 anni che lo vedevo sullo schermo e gli davo la voce è stato emozionante. È un'emozione, è vero. Poi lui è venuto in Italia l'anno scorso, è stato qui, è venuto a vedermi doppiare. Ed è stato molto e credo simpatico. Che sia emozionante era anche per loro. Sì, 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 era io molto posso dare quella che era la mia testimonianza quando seguivo con Buon Pomeriggio e Buona Giornata, telenovele e le soap, quindi soprattutto Sentieri, che veramente gli attori, sia voi che loro, erano particolarmente emozionati. Infatti Jerry incontro. Era molto curioso, infatti dopo mi ha detto, ma come fai? È incredibile, cioè, sono io che parlo. Cioè, era molto emozionato. È vero, ragazzi, i nostri attori, doppiatori italiani sono veramente fantastici. Io vedo che c'è già il cartello chiudere, vorrei posso fare una carrellata per conoscere anche, oppure vado subito, mi dicono che vado subito da lui, che è praticamente Gabriele Calindri, che già il nome, il cognome dice tutto, grazie di essere qui e mi fa molto piacere conoscerti di persona. La voce di? Philip mitico, Polly, il mitico Philip, amatissimo. Amatissimo, anche io ho avuto il piacere di conoscerlo e l'ho incontrato qui tra l'altro quando 89-90 credo, è venuto a ritirare il telegatto, persona adorabile. E gli hanno fatto vedere un pezzo di Sentieri dove naturalmente c'era lui, e la mia voce, ha strabuzzato gli occhi ed è scoppiato a ridere come un bambino. È rimasto allibito, scioccato, perché c'erano tutti i suoi colleghi però con voci diverse, ha detto it's not possible, not possible. Sì, perché rimasto... l'impatto credo che sia anche abbastanza incredibile per loro. Sì, però... sì, ma lui era scioccato, veramente era sotto... sotto shock, sì, proprio. Poi l'ho rianimato. Cioè... anche perché diciamolo chiaramente, certe volte le voci vostre degli attori italiani, lo dico io perché loro non lo direbbero mai, però siccome io ne ho conosciuti tantissimo, sono anche migliori, anche l'interpretazione è migliore certe volte di alcuni, perché gli attori comunque americani sono veramente molto bravi. Beh, però sì, questo è una cosa che ci tenevo a dirvi e vi ho sempre detto. Non posso continuare con la carrellata, continuiamo perché è tutta una finzione, però... anche questa credo che sia una delle cause sicuramente importanti per il grande successo di Sentieri. Io vorrei continuare la carrellata per conoscere ovviamente insieme anche tutti gli altri attori doppiatori, quindi vi passo il microfono. Grazie. Ciao, io sono il più timido forse doppiatore italiano. No, non è vero, perché tu ridevi queste scene, hai detto un sacco di cose, quindi non lo dire. Sono Patrizio Prata, ciao, e sono la voce di Matt Rilton. Grazie di essere venuta. Un volto conosciuto, tra l'altro, molto conosciuto. Io sono Serena Cantalupi, ho doppiato per 4 anni Nadine Cooper, che poi purtroppo qualche mese fa è morta ammazzata. E adesso? E adesso sono in attesa di un nuovo personaggio e mi occupo dell'adattamento dei dialoghi. Ma sicuramente arriverà un nuovo personaggio. Sì, è quello che ognuno di noi si augura quando perde il personaggio. È vero. Prego. Io sono Orlando Mezzabotta, doppio
Ed Bauer, che sei andato. Ed Bauer, non avevamo dubbi forse, veramente. Io sono Isabella Mingardi e sono la responsabile dei sottotitoli di Sentieri. Sottotitoli quindi per i non udenti. Beh, io vorrei un applauso veramente da parte di tutti noi, perché questa è stata veramente un grande avvenimento. Ed è bello che, questo perché? Perché una soap opera come Sentieri è amata veramente da tutti. Prego. Buonasera, Salvatore Randolina e doppio Roger Thorpe. Il mitico Roger, ma hai visto com'era nella prima scena, Sì, irriconoscibile. Noi abbiamo dei compagni di fatiche, di attenzioni è e vero. Di competenze nel nostro lavoro, che vorrei approfittare per salutare, che non possono essere qui, sono i nostri fonici. È e vero. Sono Ennio, Claudio e Roberto. Ciao. Grazie grandissimo. Passi pure il microfono dietro a lei, grazie. Prego. Io sono Luca Bottale, sono Zachary, mi è appena arrivato. Zachary, appena arrivato. Personaggio misterioso. Molto misterioso, poi dopo facciamo un paio di chiacchiere. Ciao a tutti, io sono Daniela Trapelli, moglie di Rosso, ovvero Blake Thorpe. Blake Thorpe, la mitica. Non sono così perfida. No, infatti hai degli occhi dolcissimi, no. Vedi, tante volte. Prego, velocemente sì che mandiamo subito il filmato. Io sono Marcella Silvestri, ho fatto tre personaggi in Sentieri, prima Leslie Ann, uh-huh. Poi Beth e adesso sono Annie. Quindi chissà poi nel futuro cosa mi succederà. Mi morivano tutte. Certo. Dice dobbiamo adattarci, un disastro. Io sono Andrea Zalone, doppio Marcus, recente acquisto di Sentieri. Anche a te faremo quattro chiacchiere, perché voglio sapere un po' di anticipazioni. Prego. Io sono Milena Albieri e come Franco doppio Sentieri da quando è arrivata in Italia. Sono stata Hope, sono stata Elizabeth, sono stata Mona, sono stata Claire Ramsey, la madre di Michelle, e attualmente doppio quella che fa nascere tutti i bambini di Sentieri, la dottoressa Sedgwick. Splendido. Beh, un applauso perché veramente se lo merita, prima, come tutti voi. Prima che arrivi il filmato, sono 15 anni anch'io che doppio solo un personaggio, Alan Spalding. Il mitico Alan, insomma, complimenti veramente, tanti complimenti. Dovrebbe funzionare, quindi ok. Sì, chiudo subito, un attimo, devo chiudere. Prego, nome e cognome, chi doppi? Lara Farmiani, doppiavo prima Samantha e adesso Lucy Cooper. Però io so che fai un'altra cosa, diciamolo. Lei non lo vuole dire, ma io lo dico. In questi mesi sono a Londra cercando di fare musical. Cercando, io so che tu lo stai facendo molto bene, quindi un in bocca al lupo grandissimo. Beh, ti abbiamo conosciuto adesso, però ormai lo sappiamo. Valeria Falcinelli, ma io faccio parte del gruppo Anziani Sentieri. Perché? Ah, se tutti gli anziani sono come te? Ho cominciato con Holly nell'82, poi Holly è scomparsa, poi ho fatto Amanda, poi Amanda è scomparsa, poi ho fatto Nola è scomparsa, è tornata Holly, ho fatto Holly, è tornata anche Nola e Amanda, ma non potendo doppiarne tre. Dovevi scegliere. Ho scelto Holly, la prima. Certo, queste scomparse sono incredibili, eh? Io sono Graziella Porte, doppio Vanessa... Chamberlain. Non ti ricordo come ti chiami. Sì, perché con tutti questi attori e attrici. Anch'io sono una veterana e ho cominciato con altri personaggi, la prima Nola, poi la Sedgwick, poi la Jackie che è morta, mi sono beccata la Vanessa e sono qua. Prego. Io sono Rossana Bassani, ho doppiato Sarah Shane e adesso doppio Vivian Grant, anche faccio parte, seguo Sentieri da tantissimi anni, infatti dico sempre che la mia vita è un sentiero. Un sentiero, che classico. Rossana è anche una direttrice del doppiaggio, bisogna riconoscere. Con Milena, Albieri, molto bravi con e Marinella, tutti umili, sì. Perché non ci, è come se non ci sì. Tenessero a mettere in risalto quelle che sono veramente le vostre grandissimi doti. Questi esatto. Lo devo proprio sì, dire. Sì, sì. Prego. Gruppo storico. Storico, sì, tu sei storico. Un magnifico cattivo, Warren Andrews. Esatto. Sono 7 anni negli anni 80, poi se ne è passato un'altra soap, io sono passato in panchina, anzi in tribuna. E questo è il destino. E succede anche questo. Adesso Griffin, ex leader nero politico. A me molto piace bello. Molto come personaggio. Sì, sì, mi piace. Papà di Marcus e si invecchia. Dagli amanti si arriva poi ai papà. E si va avanti. Sì. E beh, ma anch'io. Anch'io, perché sono l'amante, è l'amante di Vivian. Prego, passa il microfono. Io sono Diego Sambre e doppio da alcuni anni Alan Michael Spalding. Alan Michael! Alan Michael, gran bel ragazzo, vabbè. E beh, non credo che ci sia niente di... No, lasciamo perdere. Lasciamo perdere il discorso, va bene. Prego, un microfono datelo pure a me, così lo passo subito dietro.
Io mi chiamo Claudio Ridolfo e ho scoperto oggi di essere imparentato con Graziella, perché il mio personaggio si chiama Chamberlain anche lui. Ah, è Jay. Ma... Si chiama Jay, è figlio di Nova. Jay. Siamo sono parenti. Sono parenti, l'hanno scoperto adesso. Scusa, non lo sapevo. Prego. Io sono Adriana Libretti e doppio Michelle Bauer, la figlia di Ed. L'ho presa che era bambina, aveva 7 anni. Adesso me la ritrovo donna, una splendida donna. Che fa scene d'amore, magari. Le prime scene d'amore. Mi vorrei proprio vedere doppiare le scene d'amore. Questa mi manca, l'avrei voluta fare oggi, ma dice che non era possibile. Prego, auguri perché aspetta un bebè. Io sono Anna Bonnell e doppio Eleni Cooper. Là, da quanto tempo? Da 4 anni. Da 4 anni, sì. Ne sei felice. E resiste. Resiste. Parla poco attualmente, ma resiste. Ma resiste. Questo basta. Prego. Una vecchia conoscenza ormai, perché Antonello Governale, un po' di voi Josh ho avuto Lewis. La fortuna di conoscervi. Sì, Josh Lewis è tutto detto. È tutto detto, basta, non c'è da dire altro. Lui dice Josh Lewis, basta, lui, sa chi no, è? Josh, è lui. È quello è lui. Che ci crede sempre, che l'amore sempre. E vabbè, ma ci vuole anche. Ci vuole uno così. Eh sì, ci vuole uno così. Tu non sei sicuramente così. Vicino all'opposto. Vicino all'opposto, infatti, prego. Io sono Pasquale Ruglio e doppio Rick Bauer, che è tornato dopo lunga assenza. E niente, un altro buono di quelli poverini. Se la pigliano tutti con lui. È vero, però ci vuole comunque una persona buona, anche perché poi il pubblico si mette da questa parte, dalla parte del buono. Sì, effettivamente. Eh? Buono un po' sfortunato, speriamo che gli ma vada meglio. Ma ancora di più, speriamo che arrivi. Ma sicuramente con gli sceneggiatori di Sentieri c'è da aspettarsi di tutto, questo è poco ma sicuro. Di Sentieri, perché non approfittare? Eccoli là, sono già inquadrati, guarda. A caso. Chiamo Roberta Gallina, che è Daina, e Gianluca Iacono, che è Art, e io vi prego di seguirmi. Vi abbiamo già preparato praticamente un leggio, sicuramente non sarà forse, che sia comodo, ma non sarà comodo, eccetera, anche perché qui c'è il commento degli altri, quindi attenzione, sì. Il commento degli altri doppiatori. No, il leggio può qui, andare. Ecco, il leggio può andare, sì. Avete l'auricolare così per la prima volta lo vediamo, così anche gli amici a casa sanno che cosa vuol dire. E qui davanti hanno, noi gli abbiamo messo chiaramente un televisore, voi di solito avete un monitor molto più grande. Sì, dipende. Più o meno, dipende, a volte è così. Allora ragazzi, buon lavoro e grazie. vediamo e ascoltiamo. Guardate che questa è una cosa veramente molto speciale, molto bella. Allora senti, voglio che tu vada a casa di tua madre e che resti lì. Oh no, no, ho detto a Roger che sarei andata solo per una notte. Non posso concentrarmi e procedere col piano se non so che tu sei al senti, sicuro. Senti, starò attenta, no. Io credo che dovrei starti vicino, mi sembra più che logico. La cosa più logica è che tu sia in un luogo sicuro. Lo so, ma ho paura per te. Ti ho detto che non posso agire se non ho la certezza assoluta che tu sia al sicuro, quindi molto lontana da Roger. Art, per favore, no, ti prego. No. Filerà tutto liscio. Ma chiamami appena avrai finito. Appena potrai. Appena potrò. Perché io non voglio che niente. Insomma, se dovessi, io non sarei in grado di sopportarlo. Se... Lo sai. Quindi... Stai attento. Ti prego, stai attento. Domani... Sarà tutto finito. Bravi veramente dir poco. Grazie ancora a Roberta Gallina e a Gianluca Iacono, Daina e Art. Venite qui accanto a me, perché questo gioco mi piace, che per noi è un gioco, per loro invece è un lavoro mica una fatica. Venite qui magari intorno alla mia poltrona, perché vorrei andare a prendere altre due persone. A caso, Valeria Falcinelli, Olli, e Franco Gamba Ross, La facciamo questo gioco insieme? Non so come sarà il sync, perché improvvisata così, però voi siete bravissimi, quindi va bene. Loro sono stati bravissimi, non vi dimenticate che avete i vostri colleghi là che commentano. A dir la verità, sono rimasto un po' sorpreso. Non eri mai stata così eloquente. Mi sento un po' shock. Avrei dovuto prevederlo. No, per favore, non dire così, Olli, perché è tutta colpa mia, solo mia. Non c'entri tu, non c'entri il tuo passato, non c'entra niente. Non è colpa di nessuno, è solo che non posso imbarcarmi in una storia d'amore adesso. È perché hai deciso di candidarti? Beh, sì, certo, questo gioca un grosso ruolo.
Ho lavorato sodo per anni per arrivare dove sono adesso e sto concentrando le mie energie sulla campagna elettorale. Quindi non credo che potrei darne né a te né a qualsiasi altra donna quello che realmente si merita. Scusami, non ci avevo pensato, io... E non è che non mi piaccia la tua compagnia, ti assicuro che l'adoro. Certo che è strano, non trovi? Ma come si fa, Rossa, a dirle no? Bravi, veramente bravi. Posso avere l'onore di riaccompagnarvi?